Dal 4 al 6 settembre prossimi la città di Molfetta ospiterà la prima edizione del Festival Nazionale delle Bande da Giro, organizzato dall'Associazione Nazionale Bande da Giro con il patrocinio della Regione Puglia, Città di Molfetta e Comitato Feste Patronali Città di Molfetta. Tutte le novità nella conferenza stampa di questa mattina. Ci facciamo attrattori di quella che è l'autentica tradizione della musica popolare, della banda, che ha visto generazioni di bambini, adulti, come dire, appassionarsi ad essere chiamati da questi suoni che ci sono familiari, ancestrali, che entrano dentro la nostra cultura. Ci facciamo promotori, abbiamo organizzato queste varie bande. Saranno qui a Molfetta a dare risalto alla nostra festa patronale, tant'è vero che c'è tanta partecipazione di gente, appunto di popolo, non soltanto di Molfetta ma anche di altre città, e questo è l'autentico spirito della festa patronale. Poi noi incoroniamo questo spirito giorno 8, lo esaltiamo diventando Civitas Mariae con una messa all'aperto dove parteciperanno oltre 1000 fedeli, con il segretario di Sua Santità Papa Francesco, il Cardinale Parolin. Credo che questo sia il giusto coronamento, seppure in questa situazione di Covid, a una festa popolare che veramente quest'anno ha attratto tanta gente. È importante la partecipazione della banda, il ruolo della banda all'interno della festa, che non deve essere quello di una semplice cornice, una semplice cenerentola a quale eravamo stati abituati negli ultimi anni, ma è la parte fondamentale della festa accanto al programma religioso all'interno di quello civile. Abbiamo voluto dare questa possibilità a tutte le bande iscritte dell'associazione, perché vengono da un periodo di oltre 2 anni di inattività completa. Abbiamo scelto Molfetta perché Molfetta è la sede nazionale in questo momento dell'associazione, e abbiamo coinvolto anche la banda cittadina perché è membro della nostra associazione a livello amatoriale. E quindi per iniziare non vedevamo cosa diversa e migliore. È ovvio che il programma sarebbe potuto essere un attimino più ricco, ma viste gli attuali momenti che stiamo vivendo, siamo contenti di essere riusciti a farlo in 3 giorni, dove ospiteremo 3 bande di livello per la loro storia: Conversano, Rutigliano e Bracigliano in provincia di Salerno.